rifiniture eccelse e materiali pregiati per mega yacht che fondono eleganza contemporanea ad uno stile classico. Peter Super Yacht presenta il Royal Danship 82 Open. È dalla prolifica matita di Bill Dixon che scaturisce questo grande open portato al debutto nel 2003 da Royal Danship. C'è un gap di appena due piedi fra i due esemplari, Open 80 e Open 82, che fanno però una certa differenza non tanto nelle forme, visto che le linee esterne e gli ingombri dell'opera viva restano pressoché identici, quanto nelle prestazioni. Questo perché i 60 cm di plancia poppiera in più, di cui è dotato l'Open 82, oltre ad assolvere meglio la loro funzione di trade union fra mare e barca, stanno lì a coprire la coppia di propulsioni supercavitanti che la barca adotta. Un sistema ad eliche di superficie che, accoppiato a due MTU V16 2000M91 per 4000 HP complessivi, modifica di molto le prestazioni della barca, che passa così dai già ottimi 35 nodi espressi dalla versione in linea d'asse, questa però monta dei più tranquilli 2x1 400 HP CAT, ai ben 44 nodi di cui è accreditata ora la barca. Per quel che riguarda la crociera, lo scafo è in grado di mantenere un passo compreso fra i 35 e i 40 nodi, a seconda delle condizioni meteo e di carico, con un range di circa 600 miglia in quanto all'autonomia raggiungibile. Questa nuova configurazione propulsiva non rappresenta però l'unica delle differenze che esistono fra le due barche, perché mentre l'80 viene proposto solo in versione a due o tre cabine, questo 82 di cabine ne ha ben quattro, probabilmente anche per favorirne l'utilizzo nell'attività di charter. La barca, proprio per questo, oltre alle certificazioni RINA, vanta standard di sicurezza che le consentono di ottenere la certificazione MCA, necessaria per poter cedere la barca in noleggio. Esternamente, la barca ha il calpestio completamente rivestito in tech, compresa la plancia a poppiera e la doppia scalinata che la collega al pozzetto. Ottima l'accessibilità verso prua per via di passavanti opportunamente dimensionati e grazie alla protezione offerta dalle murate, che al moscone diventano parecchio alte, celando quasi la tuga nella veste laterale dello scafo. Proprio nella struttura della tuga a prua è stato incassato il grande prendisole di bordo, mentre la caratterizzazione del pozzetto viene data dalla presenza di un tavolo da pranzo in grado di ospitare fino a 8 persone.
La nascita di questo Royal Danship 82 Open suggella inoltre l'avvio di una nuova collaborazione fra il cantiere danese e il dealer inglese Peters, già conosciuto per essere uno dei principali rivenditori mondiali del marchio Fairline. In buona sostanza sarà la neonata Peters Super Yacht, che ha sedi nel sud dell'Inghilterra e alle Baleari, ad occuparsi della commercializzazione worldwide di una nuova linea di scafi Royal Danship a partire da questo 82 Open. Adesso seguiranno infatti un 85 e un 96, entrambi fly, mentre l'ammiraglia sarà un 100 Open. Royal Danship 82 Open, per chi ama vivere il mare.